prevede il futuro delle imprese del Sud, in questo caso delle industrie del Sud? Ma guardi, il futuro delle imprese del Sud lo vede bene se il governo fa una serie di azioni. Abbiamo avuto una decrescita dal 9 al 13 di 7 punti percentuali contro la media del nord di 2,7. Abbiamo avuto un calo degli investimenti nel mezzogiorno del 40%, mentre al nord è stato del 25%. Ma il dato più preoccupante, che veniva da una nostra lavoro fatto anche con SRM, con Cerved al Confindustria Nazionale, è che mentre un'iniziativa che si svolge al sud consente al nord un trend positivo di crescita anche del 50%, al dato invertito invece quello che gli investimenti si fanno al nord nell'economia del mezzogiorno incide solo per il 10%. Allora, siccome tutti siamo d'accordo sul fatto che l'Italia riparte se riparte il mezzogiorno, siccome tutti siamo d'accordo che il mezzogiorno riparte se riparte la Campania, in particolare Napoli, ecco, allora bisogna fare molta attenzione a scegliere politiche nazionali su quattro punti fondamentali: sull'energia, ci vuole una rete energetica forte con regie nazionali, una rete logistica forte, sempre con regie, quindi una grande riforma sui porti è importante, rilanciare il manifatturiero, perché è il 17% delle imprese, non dato infocamera, ma rappresenta il 42% del PIL, e poi bisogna partire sulle rigenerazioni urbane e per esso sui giacimenti culturali. Sembra esserci una preferenza di imprenditori del mezzogiorno ad investire invece al nord. Cosa fare per invertire questa tendenza? Bisogna ridiventare affidabili, bisogna riscoprire la catena dell'affidabilità. Essere affidabili significa determinare delle condizioni di burocrazia zero, lavorare sui temi della sicurezza e realizzare queste benedette infrastrutture materiali e immateriali, costruire i territori digitali. La media di lavorazioni importanti che si fanno nel paese, sopra i 50 milioni occorrono più di 10 anni per realizzarli, sotto i 50 milioni occorrono 7 anni, è una media. Da noi raggiungiamo anche 14-15 anni, con il risultato che l'opera diventa vecchia. Quando viene finalmente consegnata l'opera non serve più, perché, e lo vediamo per esempio sui hub logistici, i terminal container che stiamo facendo sono n volte superiori a quelli che servono. Perché? Perché adesso ci sono le stampanti 3D, quindi viaggeranno files e non più merci.